stare molto attento. Iva, sveglia, mi stupido! Ancora voi due, dritti nel fuoco di un'altra avventura, vedo. È tutta colpa sua. Gli ho detto che mi sembravano banditi, ma lui ha insistito per truffarli. Dobbiamo andarci. Alcuni di loro sono andati a fare legna, ma presto saranno qui. Non c'è nessun dobbiamo. Tu o il fratello, tu o il problema. Cosa? No, ti prego, guardalo. È un peso morto. Presto sarà ancora più morto. Devi fare in fretta. Se mi toccherà trasportarlo da solo, non ce la faremo mai. Ti prego. Siete fortunati a essermi simpatici. Sarete anche delle teste vuote, ma in questo caso i problemi sono altri. Grazie. Di qua! Ripensate, civili sassoni. Non avete speranze di sconfiggere due figli di Ragnar. Presto il mondo ci conoscerà. Parla nel sonno. Tempismo perfetto. La vedi? Sta lama fu forgiata da Grandel. Grandel il forgiatuono, il sommo re di tutti i fabbri. Fa una mossa e la linfa vitale ti schizzerà fuori dal corpo come un geyser dalla terra. Ridi pure. Mi trovi tanto divertente? Ti sembro un giullare, forse? L'avevo capito, sai. Ora ci penserai due volte prima di prenderti gioco di me. Nessuno ride di me. Nessuno! Quando sarà finita, fuggi da lui. Per il tuo bene. Ora siamo al sicuro. Puoi metterlo giù. Eccoli là! All'attacco! Qui è dove ci separiamo. Sì. Io... grazie. Ti ringrazio. Non ringraziarmi. E ascoltami bene. Questa vita non fa per voi. Il mondo è pieno di gente che sarebbe pronta a uccidervi per una sciocchezza. Questo l'ho capito. Se quell'idiota di tuo fratello ti propone un altro dei suoi piani per cercare gloria, piantagli un pugno sul naso. O meglio ancora, un calcio nelle palle. Ti darà retta. Nelle palle. Sì. Credo che il messaggio sarebbe chiaro. Grazie. Non ci rivedrai mai più. Bene.